Cari amici, buonasera. E con ADR, come fra poco vedremo nel titolo, siamo tornati ad avere con noi Giorgio Zaramella. Giorgio Zaramella è quello che ci risponderà alla domanda: chi siamo? Vero, Giorgio? È vero, perché alla fine noi ce lo siamo chiesti, stavamo dicendo un attimo fa, fuori onda, che chissà quanti milioni di anni, forse no, ma centinaia di migliaia di anni, forse sì, qualcuno che ha portato su questo pianeta, la vita, si sarà chiesto alla fine chi siamo. Dove andiamo? L'hanno rimesso, lo vedete alle nostre spalle, Benigni e Troisi. Nel film Non ci resta che piangere passano davanti a questa dogana che è ovviamente la metafora di una vita che tutti i giorni ci chiede di dare i documenti. Chi siete? Quanti siete? Dove andate? Che portate? Un fiorino. Tutto il resto sembra non fregare niente a nessuno. L'importante è che paghi un fiorino. Ecco, questo è l'argomento di oggi. È così? Buongiorno, bentrovati intanto. Sì, purtroppo sì. E oggi diciamo che abbiamo un problema in più. Un po' di anni fa, milioni di anni fa, l'obiettivo era quello di sopravvivere, quindi le persone erano degli animali che dovevano sopravvivere a questo mondo. Oggi invece dobbiamo vivere in un mondo che non è più naturale. Oggi dobbiamo sopravvivere in un mondo che ci costringe, ci obbliga a fare tantissime cose, quindi siamo quello che un po' la società vuole, più che essere noi stessi. Io però, ne parlavamo prima, mi faccio sempre una domanda: siamo felici? Perché questa è la risposta che dobbiamo dare, perché poi non tantissimi anni fa, basta pensare negli anni 50, una famiglia magari puntava a comprarsi un'automobile perché serviva, perché era utile, perché ci poteva portare al mare, in montagna, a divertirci. Oggi si compra l'automobile perché bisogna, perché senza automobile non possiamo più andare a lavorare, non possiamo più fare niente e siamo costretti anche a comprare un'automobile che rispetti tutta una serie di regole, quindi non possiamo neanche più comprare l'automobile che vogliamo noi, ma quella che un po' ci impone il sistema. Questo è un esempio, ma è un po' su tutto così. I cattivi dicono, i maligni dicono che è praticamente il progresso. Hanno chiamato così anche il fatto negli anni 50 di spingere tutti a comprare l'automobile perché se no non sarebbe partita la massima produzione che avevamo in Italia, che era quella delle macchine, tutte le marche, non si sarebbe fatto come volle, fortissimamente volle Fanfani, la autostrada del sole, perché solo così si potevano poi vendere, invogliare e vendere tante macchine. Consideriamo però che c'è una differenza oggi. All'epoca, prendiamo la Fiat ad esempio, perché comunque è stata un'industria storica nel nostro paese, Certo. costruiva automobili, ma assumeva anche migliaia, decine di migliaia di operai che potevano poi comprarsi l'automobile E far oggi e girare far comunque. girare l'economia. Oggi, gli ultimi stabilimenti produttivi di automobili sono quasi tutti robotizzati, dove serve pochissime persone. Io penso che l'intelligenza artificiale adesso ci stia devastando perché stiamo proprio eliminando l'uomo e quindi c'è una differenza rispetto agli anni 50, 60 e adesso. Prima era un po' un circolo, quindi io costruisco automobili,
È un esempio quello dell'automobile, ma così funzionano un po' su tutti i settori. Costruisco l'automobile, al tempo stesso però lavoro, ho un reddito, posso comprarmi l'automobile e questo appunto rende tutti più felici. Oggi io compro l'automobile, ma chi va a costruire lo stabilimento per fare automobili, utilizza molto l'intelligenza artificiale, quindi la proporzione non è più quella. E a quel punto arriviamo che, le persone, hanno meno obiettivi nella vita. E questo, ripeto quello che ho detto prima, non ci rende felici. Nel mio lavoro, quando io vedo bambini e ragazzi, che ricordiamo sono, la base Scusa, della nostra aperta e società. chiusa parentesi, il lavoro che fai è quello dello psicologo Dello sviluppo, dello quindi. sviluppo. Nessuno meglio di te può avere il metro, il termometro di questa temperatura. Sì, perché io lo vedo, io lavoro soprattutto nell'ambiente scuola. E io lo vedo, cioè, questi i bambini, già dai bambini delle elementari, ripeto, non sono molto felici, nel senso che non hanno grandi obiettivi nella vita, non parliamo poi nell'adolescenza, semplicemente perché un po', veramente un po' di anni fa, non serve andare molto indietro. Ci ponevamo degli obiettivi, avevamo un'idea del futuro, avevamo un'idea di costruire, di fare qualcosa. Oggi non c'è più, perché un bambino, un ragazzino ha già tutto pronto. Paradossalmente, quando negli anni 60-70 si modificavano i motorini, si andavano a comprare i motorini e si cambiava la marmitta, si andava a rimettere un pistone più grande, era comunque, anche se contro legge, era comunque un modo per svegliarsi la mattina e fare qualcosa. Oggi abbiamo perso, questo l'abbiamo perso, perché ormai c'è tutto, abbiamo tutto, dobbiamo seguire quelli che sono gli standard, stiamo standardizzando tutto. Oggi in ambiente scolastico, ad esempio, purtroppo ci sono delle valutazioni, ci sono dei giudizi e c'è una comparazione, c'è un confronto tra bambini e ragazzi incredibile. Guardiamo quello che fanno i media, i social. Nella nostra società, si tende sempre a copiare chi sta meglio, chi ha più soldi, chi è più bello. Io, molte volte, spesso, vengono da me delle ragazzine di 13, 14, 15 anni che si sentono brutte. Cioè, è veramente, una società preoccupante perché, 100 anni fa, insomma, la percezione di essere brutti rispetto a un altro non esisteva. Oggi invece è così. Questo porta però questi ragazzi ad essere Beh, è facile anche dire che siamo arrabbiati. nella civiltà dell'immagine, per cui c'è qualcuno che dice questa è l'immagine, cioè questo è, Lo stereotipo, il prototipo, sì, dobbiamo tutti attenzione, essere così. questo è il seno di Venere che gli scultori greci hanno prodotto, anche allora c'era il culto dell'immagine, ma probabilmente siccome quell'immagine la vedeva l'1 per 100.000 della popolazione, il rimanente, insomma, era il seno andava Assolutamente. bene, o il seno, o il discobolo, eccetera, non è che voglio fare Certo. sessismo, però questo è il principio. Oggi che tutti possono vedere tutto, tutti possono fare delle comparazioni. È che non tutti possono arrivare, perché basta guardare con i famosi influencer, se tutti diventiamo influencer, è un po' come la moda, decade il sistema. E allora tutti puntiamo a diventare influencer, ma poi ci arrivano solo poche persone e gli altri falliscono. Quindi creiamo una società che ha la gran Di infelici. parte di persone che si sente veramente Guarda, infelice. il titolo di un articolo che ho visto è questo qua: i danni della mancanza di legami sociali. Non avere amici è come fumare 15 sigarette al giorno. Cioè, significa che non siamo più capaci di intessere amicizie. Forse ci fermiamo soltanto alle conoscenze, forse ai nostri figli e nipoti non abbiamo ben detto che differenza c'è tra amicizia e conoscenza.
Sì, e soprattutto adesso abbiamo una risposta a tutto, perché basta prendere i media, i social, abbiamo una risposta a tutto e questa risposta a tutto non è il massimo della vita, proprio perché, posso fare un esempio, nel momento in cui uno ha un dolorino a una spalla, va a vedere in internet, quale può essere la patologia. Ovviamente trova 100 milioni di risposte e su quelle risposte va a cercare, va a fissarsi su quella che poi è quella che a lui interessa di più. Però questo gli fa percepire una realtà completamente diversa, magari alla realtà vera. E questo un po' su tutti i settori. Quindi oggi ci sono dei ragazzi e delle ragazze, parliamo dell'adolescenza ad esempio, che ricordiamo sempre che è il periodo più critico di tutta la vita. È un momento di trasformazione, un momento nella quale un bambino diventa un uomo, una bambina diventa una donna, ed è un momento dove non solo per una questione sociale, ma anche per una questione ormonale, pensate che gli ormoni, in età dell'adolescenza producono ansia, proprio perché circolano più ormoni che sono ansiogeni, questi ragazzi fanno fatica a confrontarsi con i pari. Ma farò fatica a confrontarsi con i pari perché? Perché io devo andare a trovare una persona e prima di conoscerla di persona, anche se abita vicino a casa mia, lo guardo sui social ed è diverso e io mi pongo diversamente perché magari metto una mia foto col filtro che fa vedere che non ho i puntini in faccia. Nella realtà poi non mi confronto con le altre persone perché altrimenti faccio vedere un mio punto debole. In realtà però questo è un concetto completamente sbagliato, ma veramente sbagliato, per un semplice motivo. Pensiamo a quello che succede in natura. La natura ci vuole tutti diversi, non ci vuole tutti uguali. È una questione proprio di difendere la specie. Pensate che la natura potrebbe, e alcuni animali lo fanno, concepire un figlio, in una persona sola e invece vuole che si uniscano due persone diverse. Anzi, quando si uniscono persone che hanno geni, molti geni in comune, il risultato è catastrofico. È come se si unissero fratello e sorella. Perfetto, molto spesso questo produce delle grosse patologie, se non il fatto che la gravidanza non arriva neanche a fine corso. Rimane il fatto che perché la natura vuole che si uniscano due persone diverse? Perché vuole creare una terza persona ancora diversa dai genitori. Forte. Sicuramente perché nel caso in cui l'abbiamo visto col Covid, arrivasse un virus che non fa distinzione tra persone, ci sono persone che sopravvivono, ci sono persone che muoiono, ci sono persone che riescono a debellarlo e altre no, ma perché siamo diversi. Quindi la natura ci vuole diversi. Una persona di pelle scura si adatta molto di più in ambienti caldi con molto sole di una persona con pelle chiara. Al contrario, se andiamo sui ghiacci, si adatta di più una persona con pelle chiara. Allora ci chiediamo, è meglio avere la pelle chiara o scura? Dipende da dove andiamo a vivere. E la natura fa questo. Oggi noi stiamo andando contro natura, perché stiamo, creando tutte persone uguali. Vorremmo tutte persone uguali. A scuola ci possono essere persone che sono brave in matematica e altre che sono brave in disegno, ma noi andiamo a giudicare le persone con lo stesso metro. E quindi, se uno va bene in disegno e va male in matematica, comunque avrà un punto debole e al contrario. E questo non va bene, perché ognuno ha delle abilità, ha delle capacità. Cambiamo un attimo per un istante argomento da così generico, scendiamo un attimo nel particolare. Da qualche tempo a questa parte vedo, lo vediamo tutti, basta leggere i giornali, basta anche soltanto guardarli all'edicola. Vedo che bambini vengono lasciati morire da mamme che pensano ad andare a divertirsi. Mamme che vengono anziane, lasciate da figlie o da figli, non è una questione di sesso, per andare in vacanza e vengono lasciate a morire di fame, di sete, di inerzia. Ma cosa sta succedendo? Perché fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile una cosa del genere. E oggi? Oggi, la differenza che c'è tra oggi e un po' di anni fa sono secondo me le neuroscienze che spiegano
non solo il comportamento di una persona, ma anche il funzionamento del suo cervello. Ed è molto importante. Oggi abbiamo anche le tecnologie per farlo. Oggi viviamo in una società che è un po' abbastanza fredda da questo punto di vista. Basti pensare che i bambini appena nati, dopo pochi mesi, magari i genitori, la mamma lavora e lascia a casa il bambino o la bambina col babysitter, con la babysitter, togliendo però quello che è il contatto fisico tra le persone, che oggi si sa, attraverso appunto degli studi molto importanti, che sono molto recenti, solo pochi anni fa, che il contatto fisico, le carezze, il contatto fisico proprio con la mamma e anche la sincronizzazione, ad esempio, cardiaca che c'è tra la mamma e il bambino, produce una forte stimolazione delle zone del cervello che sono deputate anche poi alle emozioni. Se tutto questo manca, lo vediamo in alcune patologie, la parte emotiva delle persone cala. Cala semplicemente perché come io quando imparo, se imparo una filastrocca a memoria, lo faccio perché vado a stimolare i miei neuroni a collegarsi e a rimanere collegati. Se manca quella parte di stimolazione che mi rende una persona più affettiva, perché non l'ho avuta, io sarò una persona meno affettiva. E a questo punto, certi comportamenti possono anche uscire, nel senso che adesso non è che tutti, facciano questo tipo di comportamento, abbiano questo tipo di comportamento, però alcuni sì. E quindi se le persone sono, meno legate agli stimoli affettivi, alle emozioni, di cui ci stiamo dimenticando, alle emozioni, perché l'importante è produrre risultato, l'importante è fare quello che si deve fare, l'importante è andare a casa da scuola e fare tutti i compiti per giorno dopo perché bisogna fare tutti i compiti. Non è importante uscire con gli amici, divertirsi, andare a prendere aria. No, l'importante è passare 3 ore al pomeriggio per fare i compiti per il giorno dopo, perché altrimenti poi il giorno dopo ci prendiamo la nota perché non abbiamo fatto i compiti. Tutto questo toglie emotività, toglie la parte emotiva. Qualcuno che ha questo deficit emotivo, diciamo, arriva anche a fare delle cose che non possono essere assolutamente tollerate. Purtroppo a livello numerico queste persone sono in aumento già dagli anni 70. Dobbiamo ricordarci che in Italia la prima spesa sanitaria privata, quindi che fa il singolo cittadino, è sugli psicofarmaci, soprattutto ansia e depressione, il che significa che le persone sono in ansia e sono depresse più di anni fa, e questo, insomma, dovrebbe farci fare delle Riflettere. domande veramente importanti. Perché allora, ovviamente guardando, leggendo i giornali e essendo curioso, leggo. Perché il cervello oggi si ammala più del cuore? Le disfunzioni neurologiche sono ormai la prima causa di patologia a livello mondiale, superando i problemi cardiaci. Probabilmente il cuore si cura più del cervello oggi, cioè si fa attenzione di più al cuore, che ricordiamo è un organo importante anche dal punto di vista delle emozioni. Pensiamo a una cosa semplice. L'attacco di panico, ad esempio, non è altro che il risultato di una paura estrema legata al fatto che il nostro cuore inizia a pompare, sentiamo i battiti cardiaci che vanno in aumento. Come se prendessimo una paura incredibile, ma la risposta istintiva del nostro cervello è: se il cuore aumenta a battere, significa che sta cedendo, ad esempio, e quindi io vado in panico e arrivo ad un attacco di panico. Perché comunque il cervello è una macchina, è un organo che funziona come un computer che va a controllare tutto, dallo stomaco a tutti, ha sensori in tutto il corpo, sia interni che esterni, e va a percepire. Ma l'interpretazione che poi lui fa, la percezione, è data da quello che noi abbiamo programmato all'interno del cervello. Quindi oggi, dal mio punto di vista, si curano le patologie cardiache con i farmaci o con una serie di interventi e si curano molto meno le patologie, diciamo, neurologiche, non quelle gravi come un tumore al cervello, ma quelle dovute al comportamento. Noi pensiamo una cosa: se
La stimolazione del cervello, perché la differenza poi questa la fa, è grandissima. Mentre il cuore è fatto di cellule che sono sempre, funzionano sempre allo stesso modo, è un muscolo e quindi funzionano come i muscoli, il nostro cervello è fatto di cellule che si moltiplicano veramente a dismisura in età evolutiva, ma poi se si connettono tra di loro, rimangono quelle che sono, ampliando le connessioni, ma se non si connettono vengono tagliate, muoiono. Quindi la modificazione del cervello dipende molto dalla stimolazione esterna. Dall'allenamento E certo, a dall'allenamento. pensare. Esempio molto calzante. Noi siamo in grado oggi, ripeto, ci sono le tecnologie che ci danno la possibilità di vedere questo, di vedere come consuma un cervello, certe aree del cervello. Se prendiamo una persona che non ha mai suonato al pianoforte e la mettiamo seduta al pianoforte, le aree della corteccia motoria, perché ovviamente dal cervello parte il comando per le dita, le mani, le braccia, eccetera, se noi prendiamo una persona così e andiamo a vedere quanto consuma il suo cervello, le aree della corteccia motoria, ha un consumo di riferimento. Se questa persona studia un anno, 2 anni, 3 anni pianoforte e diventa molto più bravo, le aree si allargano, ma anche molto. Quindi il suo cervello viene stimolato, fa più connessioni e il cervello lavora, la corteccia motoria lavora in maniera molto più performante. Se io di fatto, io quello che vedo, riesco a fare una scala, ad esempio sul pianoforte, dopo un anno molto più velocemente, è perché di fatto la mia corteccia motoria si è allargata. Questo allargamento dipende dalla stimolazione che ha avuto, cioè se una persona non studia pianoforte non ha questo allargamento. E questo vale per tutte le funzioni cognitive, per tutte le abilità del nostro organismo, emozioni comprese. E questo è importante. Sì, allora, tornando poi purtroppo alla realtà, perché è quella che ci colpisce tutti i giorni, mi riferisco non a una persona in particolare, ma insomma, questi giorni ce ne sono state di esempi, ma quello che viene interrogato e dice: ho ammazzato io quella persona, quella donna, oppure quell'uomo, se è una donna o viceversa, sì, l'ho ammazzato. Perché non mi voleva più e non lo potevo consentire. Mi viene in mente l'altro che ho sentito, ma no, io non ho fatto solo questi omicidi. Ho fatto questo, 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 questo e quest'altro e voi non lo sapete perché ho fatto mandare dentro altra gente. Come? Sì. E a questo gli hanno trovato 100 e passa omicidi fatti, mentre gliene stavano contestando soltanto una cinquantina. E per non sentirsi da meno, voler essere più importante di quanto non avessero fatto gli inquirenti, ha detto: no, non ho fatto solo questi, siete voi che non capite niente, io ne ho fatti molti di più, addirittura qualcuno non lo sapete nemmeno e avete messo dentro un altro. E allora? È il suo momento di gloria, nel E senso che sì, ma io vorrei vive poter per quello. prevenire. Per non intervenire, perché se prevengo, oltretutto, al di là della cosa sociale, della bontà d'animo, eccetera, eccetera, gente, costa di meno, la paghiamo tutti Assolutamente. di meno. Ecco. Consideriamo una cosa, torno un po' al mio lavoro. L'inibizione, quindi la capacità di frenarsi, di controllarsi, non è innata, l'abbiamo ancora detto, non è innata. Si sviluppa nel corso degli anni, pensate fino a 16, 17, 18 anni, ma poi continua anche fino a 22, 23, 24 anni. Va stimolata perché siamo in un momento storico nella nostra società all'interno del quale abbiamo pochi freni inibitori. Perché non ce lo chiede la società.
50 anni fa, rimango in periodi abbastanza recenti, non andiamo ancora più indietro perché è ancora più Il evidente. freno inibitore erano le mani del Ma padre o della madre. poi era anche impossibile trovare un bambino di 10 anni che dicesse io voglio quella cosa lì. Uno perché i genitori non glielo permettevano, ma neanche di L'erba dirlo, voglio non cresce neanche di nemmeno nel dirlo. giardino del E re. due perché non avevano la possibilità, e anche perché lui non era alla ricerca di qualcosa che non poteva conoscere. Quindi quello che un bambino 50 anni fa, per dare un dato, poteva volere era quello che era nella sua disponibilità, attorno a lui. Oggi viviamo in un mondo dove i bambini di 10 anni, per prendere un esempio, vedono il mondo, aprono internet e vedono il mondo. Vedono un altro bambino dall'altra parte del mondo che ha le scarpe da 500 euro di marca e sono bellissime, e chiedono ai genitori le scarpe da 500 euro che sono bellissime. Qual è il problema? Il problema è che il bambino fa parte del suo gioco far questo. Deve fare così, perché se non fa così non sta bene. È la risposta del genitore, però, Ci che deve deve essere qualcun essere altro che deve fare. coerente, perché il bambino non è in grado di controllarsi. Io molte volte dico ai genitori in studio: ma voi adesso cosa fate? Date le chiavi della macchina al bambino di 10 anni e vi porta a casa lui? Eh no, perché lui non sa guidare. Non sa neanche controllarsi, non ne ha le capacità, ma proprio per questo l'ambiente circostante deve aiutarlo a controllarsi. Paradossalmente, se lo sapesse fare, gli dareste? Forse no, lo stesso, Questo è il problema. però rimane il Vabbè, fatto che non sa farlo. siccome purtroppo il tempo corre, di Certo. questo per piacere ne parleremo un'altra volta. Una domanda tecnica per concludere, è un argomento che a me mi prende molto. Ma perché oggi a meno di 10 anni, a 9 anni, hanno trovato bambini fatti di fumo? Ma che è successo? Questo padre e questa madre, se ci sono, questi maestri, questi professori, questi zii, questi nonni, questi adulti, ma non se ne accorgono? E non sanno quanto male irreversibile fanno alle cellule che si stanno per produrre con questa roba a 9-10 anni? Domanda. È perché purtroppo sono cose che oggi vengono tollerate tranquillamente, però il punto è proprio questo: anche se ci sono professionisti, sia psicologi che medici, che un po' negano questa cosa, ma il dato è straevidente. Primo c'è un dato di tipo personale: nel momento in cui io ho bisogno di introdurre delle sostanze esterne nel mio corpo per provare delle emozioni, perché questo fanno le sostanze Si vede che stupefacenti, non ne provo da solo, è questo il allora il punto. È problema è questo il punto. grandemente il mio e non posso risolvere un problema prendendone un altro di Perfetto, problema. Ecco, sì, perfetto, no. perché è come l'atleta che ricorre al doping. Un atleta che ricorre al doping è un atleta che non ce la fa da solo, ha bisogno dell'aiuto. Le sostanze stupefacenti, diciamo, aiutano dal punto di vista delle emozioni, però effettivamente creano dei danni giganteschi, soprattutto perché vanno a Quello. mimare i neurotrasmettitori, e qui basterebbe veramente andare in internet e trovare eccitotossicità, cioè le stesse sostanze chimiche prodotte dai nostri neuroni, se sono in sovrabbondanza, fanno morire il neurone stesso che l'ha prodotto. Quando noi assumiamo una sostanza psicotropa, non sappiamo quello che assumiamo, né a livello di quantità né a livello di. E difatti negli Stati Uniti ne stanno morendo tantissimi per le droghe Sì, chimiche. lì muoiono anche, secondo me, io ne ho trattato nelle puntate di Scapaccino, perché c'è anche il modo con cui vengono tagliate queste Certo. sostanze. Casualmente chi produce la grande sostanza di taglio non è né qui né qui né qui, ma è in Cina. Casualmente. Assolutamente. E casualmente
sta avvelenando lo inimico. Però non lo deve avvelenare troppo, perché avendo comprato il suo debito pubblico, si trova nelle Sì. condizioni che se lo inimico muore, ha perso tutti i soldi che ci ha messo sopra. Se vince, ha perso tutti i soldi che ci ha messo sopra. Per cui si deve ammalare Lo tanto devo e gestire. rimanere malato in modo che io gli posso Assolutamente. sempre fornire la droga. Sì. Ma se lo capisce Scapaccino, scusa, ma perché i volponi, gli intelligenti della politica internazionale non lo capiscono? Credo ci siano tanti interessi sotto. Allora, A livello politico. alla faccia del popolo bue, che tanto o muore o vive, non gliene frega niente a nessuno, però mi faccio i fatti miei, mi è chiaro. Credo, ma in Inghilterra, ad esempio, da qualche anno esiste lo psicologo di famiglia. Al pari del medico di famiglia c'è lo psicologo di famiglia. Perché questo? Perché molti, pensiamo agli anziani, che sono sempre più soli, perché anche qui rispetto a un po' di anni fa dove la famiglia era fatta dai nonni, dai genitori, dai figli, adesso ogni nucleo familiare vive per conto proprio e quindi i nonni sono spesso soli e isolati. Molti di queste persone anziane vanno spesso dal medico di famiglia solo per parlare dei loro problemi. È più facile prescrivere loro un ansiolitico o un antidepressivo Piuttosto che piuttosto stare a sentire per un quarto che d'ora. se, anche perché il medico non ha tempo di farlo e non è il suo lavoro. Come hanno, considerando che la spesa sanitaria sarebbe inferiore utilizzando degli psicologi, in Inghilterra hanno fatto questo, quindi c'è lo psicologo di famiglia al pari del medico di famiglia che segue le persone che hanno problemi tipo psicologico. Attenzione, in Italia dal punto di vista della psicologia non abbiamo ancora capito una cosa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come stato di salute benessere, non il benessere fisico, ma l'insieme del benessere fisico, psichico e sociale, facendo sì che il benessere fisico, quello che aiuta il medico, è alla pari del benessere psicologico, che è quello che fa lo psicologo. Difatti, gli psicologi sono iscritti all'albo, sono dei sanitari che non curano con i farmaci, con le punture o con i vari interventi che fanno di tipo medico, ma curano attraverso la parola, attraverso il comportamento, ma sono allo stesso livello, a livello anche burocratico, dei medici. Poi c'è la parte sociale. Questo un po' è passato, cioè non ce l'abbiamo. Si va dal medico e il medico dice devi prendere questa pastiglia perché la pressione è alta e lo si fa, ma nel momento in cui una persona è in ansia gli si dà l'ansiolitico. Quindi si va sempre a livello medico, ma attenzione che i farmaci hanno sempre degli effetti collaterali, hanno sempre comunque producono sempre un livello di danno nell'organismo che magari è minore rispetto al danno che ci sarebbe senza, perché se uno ha la pressione alta ovviamente prende il farmaco per abbassarla. Ma se possiamo risolvere il problema con ad esempio l'educazione dei bambini, che non deve più essere voglio, pretendo e ottengo, ma deve essere ti chiedo per piacere e se puoi ho e se non posso non ho. Perché questo è l'unico modo per creare dei cervelli che funzionino bene. Abbiamo un po' perso in questi anni, in questa grande competizione, perché basta sentire i genitori fuori delle scuole, mio figlio è così, mio figlio è più bravo del tuo, mio figlio è una continua competizione, che però ci porta a soffrire dal punto di vista psicologico. Probabilmente quei genitori, non avendo niente con cui competere con il resto del mondo, approfittano del fatto di avere forse quel figlio loro, forse perché mater certa, pater nunquam, per Sì. cui approfittano di questo fatto per sentirsi proprietari di qualche cosa e Sì. potersene vantare. Possiamo andare avanti così? Chiudo con un piccolo pensiero, una riflessione. Tutto questo non è nato ieri. Quando in Grecia c'erano Socrate,
Platone, Aristotele, non erano filosofi come noi oggi vorremmo chiamarli o li chiamiamo, erano gli psicologi, quelli che ti insegnavano a vivere, dove vita non è soltanto quella fisica, ma è quella del cervello. Quella gente apriva i cervelli, apriva il mondo e ci faceva conoscere chi siamo. E se ancora oggi ce lo stiamo domandando, chi siamo? Probabilmente non ci ha fatto granché, bisogna ricominciare da capo. Abbiamo fatto male, probabilmente a tagliarla. Grazie Giorgio, Grazie a voi. grazie. Spero che i nostri telespettatori apprezzino e gradiscano queste incursioni. Lo rifaremo perché è sempre molto interessante ed è sempre molto piacevole e non è dottrina, è essere tra di noi, parlare delle nostre cose e soprattutto capirci. Grazie Giorgio Zaramella, grazie a voi tutti e buona serata. Arrivederci.